2 ottobre 2012, 2 ottobre 1932, ricordiamo oggi gli 80 anni dall'inaugurazione di questa sede del seminario che i bolognesi conoscono come seminario di Villa Reveding, per cui un luogo caro per i preti anzitutto, ma credo anche un po' a tanti, alla città, ecco, che qui ha alcune occasioni di cultura, di svago, penso alla festa di Ferragosto, di riflessione. Ecco, è un atto dovuto questa mattinata, sia per ricordare Cardinal Nasalli Rocca, che è stato arcivescovo 30 anni di Bologna e fra le tante cose, le tante attenzioni ha voluto questo luogo per la formazione dei preti. E poi anche un atto dovuto non solo per questo, non solo per fare un ricordo storico di qualche cosa di passato, ma perché noi dobbiamo sempre interpellare il passato per scorgere un po' i segnali che ci indicano magari la pista da seguire e così proseguire il cammino. E allora anche una riflessione sulla identità del prete. Mi è stato chiesto di parlare in questo incontro della questione dell'identità del presbitero diocesano, un'identità che per certi versi, anche alla luce di documenti del Magistero, si può ritenere se non definita, quantomeno compresa nei suoi tratti essenziali, che rinviano, secondo la tradizione, al legame profondo che unisce il prete a Gesù Cristo e che lo inseriscono nella missione della Chiesa e quindi nel modo in cui questa si articola nel tempo e nella storia. Ho cercato di ricordare questo, ma di aggiungere anche che l'identità del prete diocesano è anche qualcosa che si costruisce continuamente, perché la Chiesa e il prete in essa vive nella storia, ed è nella storia che sempre di nuovo è chiamato a rinnovare la sua adesione al Signore, appunto il suo servizio. La formazione al sacerdozio non è una formazione all'autorealizzazione, è una formazione all'amore, scientia caritatis, cioè qui ti viene insegnato a fare della tua vita un dono, ma non nel senso di un'esortazione continua morale, ma nel senso che l'ontologia stessa della tua persona che viene trasformata da che cosa? Dall'Eucaristia.